essere. Tutto questo è impossibile. Tu non sei me. Tu non sei me. Io sono ancora vivo, brutto figlio di puttana! Io sono ancora vivo! Quello che è stato, comunque non ritornerà. In compenso avremo un bambino veramente nostro. Dai, dai, al lavoro, che fra un po' qui si scatena l'apocalisse. Smettila, mi stai facendo male. Com'è che ti sto guardando adesso, eh? Com'è che ti sto guardando? Cosa? Rispondi! Si è sentito male in piscina. Chiama Fred. La firma qua, veloce. E Aldo dov'è? Come sta? Vuoi uscire o no? Rapida! Dove vai? Vado via. Scappi da qualcosa? Non bisogna per forza scappare da qualcosa per andare via. Allora rincorri qualcosa. O si scappa da qualcosa o c'è qualcosa che rincorriamo. Ma che fai? Lascia. Grazie. Erano mesi che non faceva così freddo. Pensavo ero l'unica a sentirlo. Tu dove vai? Tu ci credi nel fato? Intendi il destino, quella roba lì? Ci credi? Non lo so. A volte penso che non ci sia niente di scritto, però... altre volte quasi ci spero. Davvero? Sarebbe un peso in meno sapere che qualsiasi cosa tu faccia, il tuo destino non cambierà. Ti permetterebbe di sbagliare senza avere sensi di colpa. Ma se io ti dicessi che fra un po' morirò, mi crederesti? Brutto figlio di puttana! Io sono ancora vivo! Io sono ancora vivo! Tu non sei me! Tu non sei me! Tu non sei me! Tu non sei me, brutto figlio di puttana! Io sono ancora vivo! Io sono ancora vivo! Buco, da dove vi siete uscito? Che cosa vuol dire? Cosa ha fatto fare? Insolente cafone! Signore! Le scarpe! Sei un calzolaio, allora! Eh? Sì, non vivo che del mio arnese, ma non lo ficco mai tra gli affari degli uomini o tra le cose delle donne. Ma ad essere sincero, signore, sono un vero toccasana per una scarpa vecchia. Perché non sei a bottega oggi? Perché ti porti dietro questi straccioni come te? Ma per fargli consumare le scarpe, signore. Anche se ad essere sinceri, siamo qui per festeggiare Cesare e il suo trionfo! Che cosa c'è da festeggiare?